preghiera a tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo una preghiera ripresa da Papa Francesco e scritta da un vescovo italiano. La comunità monastica dell'Abbazia di Novalesa, insieme alla città metropolitana di Torino e alla sindaca del comune di Novalesa, Piera Conca, ha organizzato nei giorni scorsi una breve cerimonia di preghiera per la pace in Ucraina. Nel dolore di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono e la pace, ha detto fra l'altro padre Andrea Serafino, economo e legale rappresentante della comunità, aprendo la funzione religiosa. È stata recitata «Perdonaci la guerra, Signore», preghiera scritta da Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, un testo che Papa Francesco ha letto all'udienza generale dei giorni scorsi in Vaticano. Una preghiera intensa come una poesia e importante come un appello universale per la pace nel mondo. Quale luogo migliore di questa abbazia, luogo di pace e di preghiera da millenni per chiedere la pace, ha commentato il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha partecipato alla funzione religiosa a nome degli amministratori del nostro territorio. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi